Turismo e olio sono due attività, due offerte che vanno, due prodotti che vanno uniti. Ci sono delle difficoltà all'interno del settore olivicolo nazionale, per cui bisogna mettere in atto tutte quelle misure che vadano a supportare gli olivicoltori. Sicuramente l'aumento del valore aggiunto del prodotto olio va anche attraverso il presentare la storia che c'è dietro al prodotto, i territori che ci sono dietro al prodotto. Per cui, come Camera di Commercio crediamo fortemente in questa nuova tipologia anche di offerta all'interno del settore olivicolo, per cui oggi siamo qui ad illustrare le possibilità che si stanno aprendo agli olivicoltori. Si fa ormai già da anni le camminate negli olivi in collaborazione con le Città dell'Olio e poi ci sono i frantoi che aprono le porte durante la spremitura, quindi si può assaggiare, vedere il processo di produzione e poi i produttori fanno ovviamente anche le degustazioni nelle loro aziende. L'altro anno abbiamo organizzato anche arte all'aria aperta, a cielo aperto, che coinvolgeva tutto il comune di San Dorligo in collaborazione con Teatro La Contrada, e questo era sempre in collaborazione con i produttori di olio, facendo anche negli oliveti proprio performance artistiche.